Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'alta terra di lavoro. E questa sera saremo insieme di martedì per parlare di arte, di musica, di cultura identitaria. E ci sposteremo nel cuore della terra di lavoro. Ci sposteremo nel centro della terra di lavoro per andare ad ascoltare una particolare arte identitaria, arte popolare applicata alla musica popolare. E capirete di che cosa parliamo dopo aver visto questo brevissimo video. E povera scommesso va a convenzione, fatta una gallo e borbon. A papidella con la soglia sa campagna, e banane già ciò di lagna. Ma grazie al piega su palazzo finalmente sta bene, sta ancora la recega se. Viva, vivo, re, buona, viva, vivo, re, nato, viva, storia, tradizione, vivo, re, nella salute, e viva, vivo, re, buona, viva, vivo, re, nato, viva, storia, tradizione, vivo, re, nella salute. Fascista nata presa, mantenne fabbrica da sé, e non cambia la marina militare, qui a sta bocca stella a mare. E fu così che su paese finalmente rinasce, e c'ha montana da rispetto. Viva chi vorrei fortuna, viva chi vorrei da sol, viva storia la lezione, chi vorrei la salute, e viva chi vorrei un sol, viva chi vorrei da sol, viva storia la lezione, chi vorrei la salute. Ormai sono famosi in tutto il mondo, i famosi bottari che hanno intonato e cantano questo bellissimo canto dedicato al re Nasone, Ferdinando IV di Borbone. E chi l'ha seguito questo canto? L'ha eseguito un gruppo di Macerata Campania che ho conosciuto grazie all'amico Vincenzo Capuano, che si chiama Passellesse Sound Group, che questa sera è presente in vari componenti. Eccoli qua. Buonasera ragazzi, come state? Vincenzo, buonasera. Donato e Angelo. Buonasera. Ciao Claudio. Ciao. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Ecco. Evalu, quel pezzo è qualcosa di meraviglioso, perché per me che sono un napoletano, un borbonico, è una cosa particolare. Poi sentirlo con quelle sonorità è stato veramente... veramente bello ascoltarlo e continuare ad ascoltarlo, diffuso anche attraverso i nostri canali. A chi è venuta l'idea di quel pezzo così particolare sul re Nasone, che allora, alla Claudio, fine diventa un gruppo sanfetista come lo sono io? Claudio, l'idea è venuta a me, è venuta durante quella fase. Io ogni tanto mi metto a strimpellare con la chitarra e cerco di arrangiare qualcosa. Sono molto più bravo da quello che dicono gli altri componenti del gruppo con le parole,
In questo caso ho scritto sia musica che parole, ed era il periodo del Covid, stavamo tutti quanti a casa, e fa parte di quelli che io definisco i canti della ricerca, perché poi non potendo uscire ti mettevi a leggere, ti mettevi ad approfondire, e poi a me mi piace fare ogni tanto ricerche, andare a ricercare cose che sicuramente non vengono scritte nei libri di storia, sicuramente non vengono insegnate a scuola. E quindi è uscito questo brano per dare un po' voce a questo personaggio. Vabbè, tu conosci meglio di me. Sì, noi ci occupiamo, io soprattutto, noi ci occupiamo molto nel 1799, ma anche in maniera molto onesta. Particolarmente colpito la sua storia, perché sai benissimo, Re Ferdinando non era certamente nato per fare il re, ed è stato tutta una serie di causalità poi che l'hanno portato a sedere sul trono e ad essere riconosciuto come uno dei re più quelli che ha portato più, okay, ha fatto cose anche non giuste, come in qualsiasi cosa si fa, se non si opera non si sbaglia, però ha lasciato tante cose, sai, che io parte di quelle le canto in questa canzone. Ha superato 60 anni di regno in un periodo tumultuoso, tempestoso, attenzione, nel boom della rivoluzione francese il mondo stava cambiando dopo 1500 anni, non era una pazziella. Io da buon sanfetista, identitario, napoletano, io riconosco il mio re, ha fatto delle cose che non doveva fare, però come dire al papà suo, a mio padre, guarda, hai fatto questo, non avevi fatto, però sempre mio padre è stato comunque il protagonista, grazie a lui è stata Napoli è stata la capitale della cultura del Settecento, del mondo intero, tutti venivano a Napoli, lo stesso Mozart venne a Napoli per imparare un po' di musica, non fu nemmeno ricevuto dal re, quindi per dirti come livello stavamo lì, sono dei livelli alti, parliamo dell'epoca dei castrati, ma parliamo anche dell'epoca in cui la musica popolare entra a corte, la musica popolare del napoletana, del regno entra a corte in virtù della nascita degli infanti, e quindi la musica popolare si confonde con quella del San Carlo, c'è una continuazione reciproca che nasce con la meravigliosa musica del Settecento che è diventata inarrivabile, musiche come quelle non si comporranno più. No. Dopo sono venuti grandi autori, compositori, ma nessuno ha fatto come quel periodo. Sentire un pezzo di sentire Paisiello che compone una sinfonia per una zampogna oggi è una cosa straordinaria nel Settecento. Ma quel pezzo, poi tra l'altro tuo fratello, che saluto questa sopra, Vincenzo, era proprio in pieno pandemia, a un certo punto mi chiama e dice: senti tu stupizzo, certo, che roba è? Paga, senti, come mi ha fatto sentire stupizzo? Sono rimasto sconvolto, certo, maronna, quanto è bello, renda sole, che bello, ma chi la fa? Mi ha fatto sto gruppo, Pastellesse Sound Group, di cui poi non si capisce che ruolo te rende questo gruppo, come battitore, quello che posso capire è un padre putativo, ma poi, e questo facciamo, salutiamo Angelo, ma questo segue pure quell'altro bellissimo canto che è quello dei sanfetisti, che voi cantate spesso ed è una cosa meravigliosa, quello è un vero e proprio trattato di filosofia. Angelo, che dici? È il canto di sanfetisti, ancora oggi forse uno dei canti più popolari e più famosi al mondo, un inno alla libertà, bellissimo, che noi facciamo in una bellissima versione e che di solito chiudiamo i concerti. Donato, di solito durante questo canto presenta un po' tutti i componenti del gruppo e finiamo con questo canto, perché con un ritmo molto incalzante e perché lo cantano tutti, il ritornello, sono Suona Carmagnola, è famoso, e anche il bambino che c'è in piazza lo canta anche lui, e questo è molto bello. Poi ci dà carica. Ma poi ragazzi, quello è attualissimo. Chi tiene pane e vino è giacobino. Poi il concetto, cioè quelli avevano capito tutto dove il mondo stava andando, i nostri antichi popolani, i nostri antenati. Cioè, se noi pensiamo che veramente lì c'è il concetto libertà, egalità, fraternità, tua roba a me e roba a te, lì nasce proprio la certificazione che nasce la corruzione come sistema. Si abbandona la morale cattolica e attraverso la borghesia, il capitalismo, quindi il giacobinismo, che si ammanda dietro le virtù della libertà, egalità, fraternità, e poi sparisce il nome fraternità.
si istituzionalizza la corruzione. Infatti è tu ma roba a me, e io reagisco e roba a te. È quello che oggi è sulla base della democrazia, che si basa tutto sulla corruzione, se no non si reggerebbero. Soprattutto giusto, è un libro di storia aperto, cioè, che è una storia che giusto, non troviamo purtroppo scritto sui libri che leggiamo a scuola, e che per fortuna un canto come questo ci porta ai giorni nostri, cioè l'è venuta l'esercito sanfedista. Uno leggendo il canto viene a scoprire l'esistenza di questo esercito, quindi ti leghi subito alla storia del cardinale Ruffo, poi ti vai a leggere, vedi citato dei termini come non ne so, tipo la diruso. Dici, ma che cos'è sta diruso? E quello non è altro che un termine francese per indicare un periodo dell'anno, dei mesi, perché non venivano chiamati come eravamo abituati, siamo abituati ancora oggi. Quindi viene citato Sant'Antonio il 13 giugno, in questo caso il popolo napoletano mette un pochettino quasi in secondo piano San Gennaro, che fra virgolette non le ha aiutati a liberarsi dei francesi. No, Vincenzo, lì poi finisce di dire, ti dico la vera storia, pur su storia. Ci stanno tante, però ci sono tante cose, e lì vedi veramente la forza del popolo napoletano. Io questo canto, io sono felice che tu l'hai nominato, perché si lega a un altro canto che noi abbiamo, che è un canto contemporaneo, un inedito che abbiamo scritto da mio fratello Donato, e che piace tantissimo al nostro Angelo Magliacano, che è quello là per quanto riguarda O Paradiso in Aula. E anche lì, in quel canto, percorrendo un pochettino la storia un po' più lunga, però non legata a un certo periodo storico, del 1799, fino ad arrivare alla liberazione dei nazisti nelle famose quattro giornate a Napoli, noi anche abbiamo voluto inserire in questo disco un altro brano che faccia storia, e che abbiamo poi eseguito quest'anno, abbiamo avuto l'anno scorso di eseguirlo anche nella Notte dell'Amor alla Piazza Mercato a Napoli, ed è stato lì anche un successone, perché è stato bellissimo ed emozionante vedere la folla ascoltarlo per la prima volta e cantarlo insieme a noi. Quindi, no, ma poi tu hai detto una cosa giusta, si parla delle quattro giornate di Napoli, ma legata a quel canto dei Sanvedisti, noi lo chiamiamo le tre giornate, ci sono le tre giornate di Napoli, dove i Lazzari e Sanvedisti a Pietrafora cercarono di contrastare l'ingresso... È la forza del popolo napoletano, non si sta... Dei francesi e Chambenet a Napoli, se non era per i giacobini napoletani che da Castel Sant'Elmo gli sparavano alle spalle. No, io ho notato, noi come città siamo una delle regioni più belle, più fertili, la Campania, non a caso veniamo chiamata Campania Felix. Macerata Campania, siamo un pezzo dell'antica Capua, e non a caso la Campania, vera Campania Felix era identificata con Capua antica, e poi col tempo ovviamente... Però quello che voglio dire, io voglio arrivare un altro passo. Noi napoletani rappresentiamo il popolo del sud, sembriamo ogni volta come se dovessimo dimostrare qualcosa quando andiamo da qualche parte. Invece noi siamo un popolo che ha sempre tenuto stretto a sé la propria terra, la difesa, e che è arrivata illibata, usiamo questo termine, cioè non e l'ha consegnata ai propri posteri. Cioè Napoli sta ancora là, anche se ha avuto, tanti attacchi e possibili saccheggi, e noi siamo il popolo che siamo figli di questa storia. Quindi bisogna differenziare tra napoletani e napolitani. Napoletani sono gli abitanti della città, noi siamo napolitani, abitanti del regno. Ma questo problema qui del napoletani che devono dimostrare è un problema più nostro, perché i napoletani non se ne fottono proprio, perché i napoletani hanno una dimensione così universale. Non dimentichiamo che dopo Sofia è la città più antica in Europa, capitale più antica con continuità storica, dopo Sofia di Bulgaria. Quindi Napoli ne ha viste così tante che loro non se ne importano proprio niente, nessuno, e non hanno bisogno di mostrare niente, anzi, loro continuano per la strada, ed è l'unica città dove ancora si produce cultura al mondo, che la offre al mondo. Cultura, noi siamo figli di questa cultura. Avevi visto quest'estate suonare, perché l'amico Carlo Faiello, che noi salutiamo, quando mi disse, ci fate venire i laborini, perché voi non sapete, ma gli abitanti della terra di lavoro si chiamano laborini, Sì, la Liguria. Ci fate venire
Laborini con Matte, i tamburali della i bottari di Passallessa Sound Group di Macerata, e certo, sì, Vincenzo, grande figura, sono amici, grandi amici, meno male, e poi gli amici di Aria Nova di Pignataro Maggiore di Giacomo, sì. Mi ha fatto contento, felice per avere visto là sotto Kilo Park suonare, a me mi ha fatto veramente mi ha fatto ed è una cosa molto bella. Dimmi, Angelo. Niente, volevo dirti, visto che stiamo parlando un po' dei nostri brani e che parlano di storia, proprio in quella serata, proprio nella serata della Notte della Tammurra con il maestro Faiello, noi presentammo anche un altro brano che parla di storia e che anche all'interno del nostro ultimo lavoro discografico, Un Mondo Tutto Nuovo. Io ti invito ad andare a leggere bene le parole di questo pezzo, che intitola La tammurriata del povero brigante. Quella è una poesia che ho scritto e che in una prima fase si chiamava Mamma Lucia, poi ti spiego il perché. Poi, quando gli misi la musica, era questo ritmo incalzante di una tammurriata molto veloce e diventò la tammurriata del povero brigante. Ma lì si parla proprio, dato che ci sentiamo, oltre che sanfedisti, anche un po' briganti, e lì parla di un brigante, è proprio la storia di un brigante che sta per essere fucilato da una giubba rossa, lì nella poesia, ma poteva essere tranquillamente un soldato dei Savoia. E mentre sta per essere fucilato, e lui non era un brigante di quelli che andavano a rubare, era dai, Angelo, scusami, sai cosa bisogna dire? Brigante insorgente. Quando dici brigante insorgente, si capisce che sono dei guerrieri che lottano per poter difendere la propria terra, la propria patria. Quando metti insorgenti, non hai più bisogno di spiegare nulla. Ok, quindi è un brigante insorgente il quale sta per essere fucilato, e mentre sta per essere fucilato alza gli occhi al cielo e fa una preghiera, da qui Mamma Lucia, e in questa preghiera lui si rivolge alla Madonna e dice ma come, io non solo stavo difendendo la mia terra, stavo bene come stavo con il re Borbone, sono venuti questi nuovi che si chiamano, si definiscono fratelli, ma alla fine non sono fratelli, ma sono dei falsi. Alla fine io sto anche morendo perché mi stanno uccidendo. E quindi c'è un significato molto profondo nel testo di questa tammurriata che ti invito ad andare ad analizzare, perché ogni frase è un pezzo di storia. È studiato. Vincenzo lo sa, noi qui ospitiamo tutta gente che non fa cover, che ha voglia di gente che ha qualcosa da dire. Se siete qua è perché so che avete molto da dire, quindi quello che mi stai dicendo sarà per me un humus per cercare di andare avanti e per accrescere quello che è la nostra missione, perché per me non è più una passione ma una missione. Ma ditemi una cosa, voi due siete compositori di musiche, e chi fa la musica e chi fa i testi, fra Donato e Angelo? Allora, la musica, quando ascolti la musica bella, è sicuramente musica che ha scritto Angelo. Io più che altro approfondisco i testi. Insieme facciamo nascere queste che poi a qualcuno piace, qualcun altro dice sì, però diciamo il grosso mo magari sarà perché glielo chiediamo di persone. Che ne pensi del brano? Ma diciamo i brani piacciono e stiamo avendo anche un certo, tra virgolette, seguito, soprattutto per questo lavoro che ne parlava Angelo. E sì, poi ne approfondiremo la seconda parte. E voi come fate? Fate prima il testo e poi la musica, o fate prima la musica e poi ci mettete il testo? Come funziona? La verità, dai. Angelo, allora, quando scrivo io, che ho composto, ecco, tipo il Re Lazzarone, Guaravisi Napoli, quelli sono brani che nascono insieme alla musica. Metto quella chitarra e mano a mano che butto giù le note, già nella mente mi vado ad immaginare
quello che poi vado a scrivere. E quindi, diciamo, è un brano che inizia e finisce, si inizia da zero, e quando poso la chitarra il brano è terminato. E questa era una prima fase, diciamo, anche se in questi giorni ho ripreso un po' la chitarra. Angelo non lo sa, ecco, ma questo è uno scoop, vedi, perché ti dico questo, che Angelo invece è un motore di guerra, una macchina da guerra. Cioè, Angelo sarebbe capace di comporre 10 canzoni in 3 giorni, in 2 giorni. Saporisce che la metti tre. È un jukebox, non lo so, cioè eccezionale sotto questo punto di vista, veramente. Cioè, proprio. E poi mi chiama, scusami, mi chiama e mi fa: ho composto sta cosa, vedi che ne pensi e trovaci le parole. Questo succede, che ne so, a quest'ora. Mi richiama domani mattina, mi fa: allora quel brano, sì Angelo, sto cominciando a scrivere una cosa, aspetta, non mi hanno nato. Cioè, Angelo, scusami. E poi sono tutti brani, cioè, non hanno niente in comune. Cioè, è vero che le note quelle sono, però c'ha proprio una capacità di comporre, Angelo. Cioè, bella mamma, siamo stati fortunati su questo aspetto, a trovare Angelo, perché Angelo è una new entry in questo gruppo. Ultima arrivata. Di dove sei, Angelo? Angelo, dove sei? Io sono di Marcianise, vicino Macerata. Ah, sei amico del caro amico Luca, di Simone? Come no? Ho fatto una trasmissione con lui, bellissima. Ma Luca non è di Marcianise, però. Sì, sì, lo so, però spesso lui è di San Nicolò la Strada. E non è che lui è di San Nicolò la Strada, infatti. Sì, però spesso Marcianise, perché lui organizza molte cose a Marcianise, abbiamo fatto Pasquetta. Sì, sì, molto attivo sulla... Collabora con l'associazione Radici. Sì, sì, appunto. Poi cui... ho fatto una bellissima trasmissione che vi invito a vedere, ha detto delle cose molto belle. Mi invito a vederla perché ha detto cose interessanti. Dimmi una cosa, Angelo, ma voi, quando scrivi testi, li scrivi in italiano o li traduci o direttamente in napoletano? No, almeno per quanto mi riguarda. Allora, io ti dico questo: all'interno del CD ci sono 2 pezzi che sono miei, sia come musica che come testi. Tutti gli altri, la maggioranza, adesso stiamo lavorando, più che io faccio la musica, dato che ho trovato davvero, lo dico, gli faccio i miei complimenti anche qui in diretta, all'amico Donato, ho trovato una persona che scrive dei testi meravigliosi, anzi io direi di più, non banali. Questo è il punto. Per questo a me questo lavoro ci sono proprio affezionato, questo CD che abbiamo fatto mi piace, secondo me questo CD apre uno spartiacque, perché di solito a volte con questi ritmi o si suona sempre nella stessa maniera, e anche nei testi, no, a volte popolari, sono, a parte i grandi classici, come abbiamo detto prima, la tammuriata del povero cioè il canto di San Felice ed altri, va bene, però molte volte sono ripetitivi. Se tu leggi i testi delle canzoni che sono all'interno di questo lavoro discografico, sono delle vere e proprie poesie che Donato ha scritto, e ci sono dei testi storici, delle canzoni che invece parlano dell'attualità. C'è un pezzo mio che parla della terra dei fuochi, intitola A terra mia, e che ti invito ad ascoltare. Poi ci sono dei pezzi di speranza. Da questi pezzi di speranza sono nati uno, quello che abbiamo presentato a Sanremo, Bulesso Provera, e l'altro che è nato durante la registrazione, mentre stavamo registrando, non lo so, percepii la necessità di mettere un ritmo di tarantella all'interno del CD, e così è nata questa Tarantella dei Sogni. A me composi il motivo, la musica, poi diedi questa musica a Donato, e Donato ci ha fatto questo testo veramente bello, un po' utopistico, no? Un mondo un po' utopistico, no? Senza guerre, senza morti in mezzo al mare, eccetera, eccetera, però è veramente molto speranzoso. Per cui sono veramente molto affezionato a questo lavoro che abbiamo fatto, perché abbiamo messo ai ritmi dei debutti una musica semplice, orecchiabile, senza contaminazioni,
cioè quindi senza accordi con particolari tipi di alterazioni, eccedenze, veramente semplici accordi, ma con un testo con un grande significato. E credo che questo lavoro sia un bello spartiacque. Vince, ma chi se vogliono bene veramente o stanno a fa finta? No, si vogliono bene. Ma noi, guarda, abbiamo, siamo una bella famiglia, tutti quanti insieme. Poi, sto sfottendo. Angelo ha citato sì. Sanremo. Noi recentemente abbiamo partecipato a causa del 73° Festival della Canzone Italiana. Siamo stati ospiti a Casa Sanremo, che è l'area ospitality del Festival di Sanremo. Quindi un palcoscenico internazionale in cui lì trovi grandissimi artisti appassionati, ma soprattutto i grandi esperti del settore, grandissime etichette che, discografici che vivono di musica e fanno musica ad altissimo livello. Abbiamo avuto un successone, questo ci ha fatto piacere, ma abbiamo diviso gli stessi spazi per quei 5-6 giorni che siamo stati lì a Sanremo, oltre il viaggio, e dormendo insieme, mangiando insieme, tutto il resto appresso. E questo ci ha rafforzato, ha evidenziato e ha rafforzato ancora di più la nostra amicizia, perché poi, sai, come si dice, fin quando tu non dividi proprio stretto gli spazi, non lo scopri mai. Quella è stata una bella prova fra di noi, quindi ti confermo che ci vogliamo. Ognuno di noi ha i suoi difetti, ma come fra amici ci si aiuta, no? Ognuno sopperisce l'altro. Ma guarda, quando fai delle cose importanti con tante persone, se non c'hai uno spirito di amicizia, di affetto, di fratellanza, ma non la fratellanza che la dei Giacobini, che è la nostra, non puoi fare le cose fatte tu bene. Poi tieni conto che noi siamo un gruppo, lì a Sanremo siamo andati 12 persone, però a volte ci muoviamo anche con un gruppo ancora più, diciamo, più corposo, arrivando anche a qualche elemento in più, oltre i 12 che siamo presentati lì a Sanremo. Quindi con noi portiamo appresso bottini e falci, rimontiamo sul posto, attrezzature, quindi ci smontiamo mezza casa e la portiamo con noi. E la cosa più bella, l'abbiamo pubblicato sul nostro profilo TikTok di Pastel Sound Group, che invito tutti ad andare a seguire. Cioè, il fatto, c'è un piccolo video, una piccola meme che fa vedere i nostri bottari passeggiare con gli attrezzi, con le botti in mezzo a Sanremo, per spostarci da un posto a un altro, perché poi noi eravamo botto, oltre a una botta, dovevamo spostarci in una posizione alta dove ci dicevano di suonare e avevamo i nostri appuntamenti. E quindi io vi vedo, per carità, Sanremo, vabbè, però avervi visto suonare nella capitale della piazza della musica popolare per eccellenza, della piazza delle 3F, Farina, Festa e Forca, non è uguale, lascia aperto. Lì è stato bello, perché là ci siamo sentiti, stavamo nella nostra piazza. No, la piazza per eccellenza, che è stata la piazza più famosa del mondo per alcuni secoli, la piazza bella, prima dello spettacolo abbiamo anche, scusami se ti spezzo, siamo andati a fare anche una visita alla bellissima chiesa del Carmine lì vicino, l'hanno restaurata, benedizione. Infatti adesso bello. Se mi permettete, lo sto facendo passare qualche foto che abbiamo fatto io e mia moglie qualche sera fa di notte, che siamo andati a vedere qualche settimana fa ospiti di Carlo Faiello, che ha fatto lo spettacolo su Pulcinella al Trianon. Abbiamo parcheggiato la macchina lì, c'era una specie di notte un po' particolare, sono uscite queste foto che abbiamo adesso, mentre qui sto parlando, mi permetto di farvi vedere, sicuramente non vi arrabbiate, perché è molto molto particolare. Carlo noi lo reputiamo un grandissimo, primo, oltre che un grandissimo artista, soprattutto un grandissimo una capacità umana, una delle grandi emozioni è quando l'abbiamo anche ospitato sul nostro carro durante la sfilata delle battute di Pastellessa Macerata Campania, e lui ovviamente fra i tanti carri presenti è venuto proprio sul nostro. Conferma della grande amicizia che ci lega. Ma lui è Claudio, dimmi. Giusto perché stiamo parlando del grande amico Carlo, devi sapere che quando generalmente un po' tutti gli autori, i musicisti, quando ognuno di noi scrive qualcosa, c'è il primo desiderio è quello di farla, di sapere subito cosa ne pensano gli altri. Però poi c'è sta l'altra parte di te che ti frena, ci aspetta, questa è una cosa nuova, dichiara dalla prima, magari te la potrebbero copiare, perché
magari tu quando scrivi una cosa potrebbe essere pure una stupidità, però per te che la stai creando è come la mamma che fa il figlio, certo. È sempre più bello degli altri. E devi sapere che per ogni cosa che ho composto, ancora prima di dichiararla, quindi di tutelarla sotto l'aspetto legale e tutto, Carlo è stato la persona a cui l'ho condivisa. Qualsiasi cosa, io con Carlo mi ci sento spesso, faccio: Carlo, ho scritto sta cosa, che ne pensi? E lui mi ha dato sempre quella forza per andare avanti. Cioè, Carlo è un grande, guarda, è un grande su questo aspetto proprio. Proprio, ma poi Carlo lui si nutre di quello che gli circonda, da grande artista, ma nutre chi lo circonda e fa crescere tutti. Sì. E non è veramente. È quell'umiltà che poi appartiene ai grandi. Sarà una frase fatta, ma è così. Sì, non è così. Dimmi, Angelo. La serata di settembre, quella bellissima serata di settembre, è stata per tutti noi veramente una di quelle che forse ricorderemo per tutta la vita, almeno per me così è stato. Io quella sera, quando fondamentalmente chiudemmo tra i nostri pezzi, chiudemmo con proprio La Camoriata del Povero Brigante. Io, dato che questo è un canto che ha un ritmo molto incalzante, ti porta anche a saltare, a ballare, e io vidi su questo pezzo ballare una piazza intera, vedere una piazza intera su un pezzo che hai scritto tu, ballare, saltare, è un'emozione indescrivibile. Quella sera io me ne sono tornato a casa davvero non ho dormito, visto che ti aveva detto... Non ha fatto dormire. Esatto, gliela diciamo questa cosa, Donato. Certo. Ok, praticamente cosa è successo quella notte? Ero talmente felice che veramente non sono riuscito a dormire dalla gioia, per cui mi misi vicino qui nel mio studietto, vicino alla tastiera, e tenevo in mente questa piazza che ballava, e dissi tra me e me: devo creare un qualche cosa con le botti, che quanto le persone ci sentono devono saltare come i pazzi. Quella notte è nato, composi una melodia che poi quella notte stesso io chiamai Donato, chiamai Donato, dissi: Donato, hai fatto questa cosa, mettici le parole. 4 di mattina. In una notte è nata, se ti ascolti all'interno del CD, La Ballata del Bottaro. E poi, ma non mi dire che se ti ascolti il CD, perché l'ascoltata pure le virgole di quello che succede per gli altri. Infatti io vi devo dire che, siccome voi siete bella gente, non lo dico mo perché tanto non c'è fare ruffiana, non mi fa niente, e siete anche giustamente l'arte rubare, contaminarsi, anche perché la contaminazione è importante. Rennasone è stato uno dei più grandi cultori della musica, forse il più grande mecenate nel Settecento napoletano, è stato l'apoteosi della musica mondiale. Quel livello non si è più raggiunto, ma perché? Perché lui poi la musica popolare la portò a corte, quando ci furono le nascite delle infanti, a corte suonava la musica del San Carlo, quella colta, ma lui portò anche la musica popolare con i Lazzari, Pulcinella, quindi ci fu una contaminazione continua. Infatti quei livelli di musicalità non si sono stati più raggiunti. Poi il secolo dei castrati, la più grande, sapete, uno raggiunge la vetta e poi non riesci più a raggiungere quei livelli, no? E perché? Ma perché era una contaminazione continua tra musica colta e popolare. Alla fine si mescolavano e tutte e due sono diventate musiche colte. Infatti Maestro Enzo Amato ci dice che è stata trascritta la musica popolare, è diventata musica esatta, e musica esatta vuol dire che è musica colta. Però il discorso dove sta? Che voi sicuramente potreste dare forza a dei pezzi che io ho trovato. Uno me l'ha fatto ascoltare l'amico Isidoro, La Paranza di Tramontana, la tarantella di Fra Diavolo, di Tramonti, che è antichissima, bellissima, che secondo me voi, mo ve la fate, sta pubblicata proprio oggi sul nostro blog, poi vi mando il link, così andate a vederla, che con i vostri ritmi lo potete fare. E poi ho scoperto l'amico qui per Luigi Moschitti di Gaeta, che ha scritto
La ballarella di Chiavone, che è altra di lavoro, che secondo me dovreste, mi faccio ascoltare, che qualcosa vi potrete, tanto a Pierluigi potete chiedere se vi piace, non nega mai niente. E, è particolare, che sarei proprio curioso con le vostre sonorità di che cosa siete capaci di fare. Però adesso parliamo un attimo di un centro storico. Prima mi avete detto in privato che praticamente io, grazie a Enza Vitabile, il mondo delle pastellesse, dei bottari è andato in giro per il mondo con delle sonorità sinfoniche più impegnate, però voi mi avete fatto notare che è giusto dare merito al maestro Enza Vitabile, che ha fatto uscire fuori dal circondario la musica dei bottari, però c'è stato chi molto prima di lui ha fatto la stessa cosa, soltanto che non hanno avuto la diffusione che... Chi mi dice di questa storia? Allora, te la faccio io. Allora, facciamo un discorso un po' più antropologico e quindi cerchiamo di essere un po' più precisi. Questa è una musica, come dico sempre io, a volte è una musica che oggi leghiamo al culto per un santo, Sant'Antonio Abate, tant'è che il 17 gennaio ancora in onore di questo santo sfilano le battuglie, questi mega carri allegorici per Macerata Campania, queste botti. E però fare un discorso, fermarci a Sant'Antonio Abate, significherebbe limitare quella che è la vera storia di questa tradizione. Dobbiamo andare indietro col tempo. Questa è una musica che nasce in epoca precristiana e oso dire, essendo una musica che si rifà a quella che è una percussione, è stato dimostrato scientificamente proprio che il primo strumento nato insieme all'uomo pare sia stato proprio uno strumento a percussione. E quando parlo di percussione non parlo solo di un tamburo o del battito delle mani, ma la prima percussione proprio è il battito del cuore, quindi che la mamma sente non solo oltre il suo e poi sente quello del figlio che porta nel grembo, quindi due battiti che cominciano a dare un ritmo. Quello è il primo strumento, la prima musica. Questa musica, questa premessa era doverosa, perché? Perché storicamente, in epoca precristiana, questa era una musica che veniva prodotta, quindi non tanto come musica, ma bensì come rumore per allontanare il male. Tutte le culture dove che si legano in un certo senso a dei ritmi. Come dice il caro Marcello Colasurdo, che salutiamo, sì. Attraverso da Murriata, o bene rindo mala fora. Perfetto, un grandissimo Marcello che saluto, perché ci siamo sentiti giusto due sere fa, ho avuto una piacevole chiamata da parte sua, perché gli avevo inviato l'ultimo brano, mi ha chiamato, mi ha fatto i complimenti, e in settimana andremo ad omaggiarlo col nostro lavoro, e ci fa piacere perché si sta riprendendo, e quindi saluto il caro maestro Marcello Colasurdo, e con il quale abbiamo avuto modo di collaborare in questi anni. Dicevo, quindi, tutte le musiche laddove c'è la percussione sono musiche, in un certo senso, nate per scacciare il male. I taiko giapponesi, ma la stessa pizzicata della taranda in Puglia, i riti con i tamburi africani, sono tutte musiche, vedi, che si suonano per scacciare il male. E così era pure per quanto riguarda la musica dei bottari, cioè questa la percussione della botte nella nostra area geografica. Ed è stato così per un lungo periodo di tempo. Poi nel corso dei secoli si è cominciato a dare ritmo a quella che era la semplice percussione di una botte, di un antino e di una falce, sempre con l'idea di scacciare il male. C'è stato questo legame con il culto di Sant'Antonio Abate, e sono nati gruppi, battuglie, all'interno di quello che è la madre di questa tradizione, che ricordo essere in Macerata Campania, storicamente dimostrato. E sono nate comunque delle battuglie che hanno cominciato a dare dei ritmi. Si è così passati da quello che era il rumore iniziale alla percussione, alla musica, al ritmo. Si è passato a una nuova fase. Andava perfezionata questa fase.
e la vera, diciamo, rivoluzione, se così la possiamo definire, secondo me è stata portata in scena proprio su un carro di Pastellessa durante la sfilata del 17 gennaio, oltre 40 anni fa, da quello che era una battuglia storica ben conosciuta a Macerata Campania, che andava sotto il nome della Cantinella, e un gruppo che ancora oggi esiste e un gruppo con il quale spesso collaboriamo, tant'è che nel nostro lavoro discografico il maestro Salvatore Rauccio ha donato la voce e non solo, anche il suono della fisarmonica per alcuni nostri brani. Questo gruppo più di 40 anni fa, quindi ancora prima di Enzo Avitabile e ancora prima di tutti gli altri gruppi, ha avuto il coraggio di portare su un carro dove tutti quanti noi eravamo abituati a vedere botte di neffaci, ha avuto il coraggio di inserire la fisarmonica, il flauto, la chitarra, il basso. È una rivoluzione. No, si chiama tradizione. Donà, si chiama tradizione, perché l'identità è una cosa ben diversa dalla tradizione. L'identità è botti e falci, l'identità è tammutiata e voce. La tradizione è quando tu fai una sinfonia con altri strumenti nei bottari e quando nella tammutiata ci metti la fisarmonica, perché l'identità nutre la tradizione. La tradizione non potrebbe vivere senza identità, però se non ci fosse la tradizione, l'identità da fiammella diventerebbe cenere. Quindi l'identità sta sopra al tempio della storia, quindi al tempio nel mito, ma la tradizione si va avanti, perché le tradizioni non è altro che l'innovazione dove i cambiamenti, l'uomo non è spettatore ma protagonista. Quindi questo gruppo La Cantinella è stata protagonista di una trasformazione, trasformando in identità in tradizione. Questo è doloroso di un uomo aperto, certo. Poi sono nati, voglio dire, altri gruppi che hanno preso spunto da quello che era stata l'idea, che poi ha anche tracciato un solco, no? Era un'idea per una novità per noi maceratesi, che da 3 secoli eravamo abituati, ma anche i cugini di Portico e tanti altri comuni dove si è diffusa questa tradizione, era vedere per la prima volta suonare una chitarra con una botta, una fisarmonica, cioè era una cosa impensabile anche per gli stessi gruppi che si adoperavano per fare questa manifestazione. E diciamo, poi a seguire sono nati gli altri gruppi, poi a seguire che hanno preso, comunque io ritengo abbiano preso spunto da quello che è stata l'idea, la novità, la tradizione portate su un carro da questo gruppo storico. È una puntualizzazione che bisognava fare, insomma. Poi sono nati anche i Bottari di Portico, che tra l'altro prima ancora di Avitabile era un gruppo che come noi faceva serate di piazza, aveva il loro cantante, è stato notato dal maestro Enzo Avitabile e hanno cominciato a fare delle collaborazioni. Viva Dio, il maestro Avitabile, oltre a fare arte e cultura, è anche un imprenditore, quindi ha trovato il canale giusto, fa business, ed è giusto che sia così. Però ma è giustissimo. Ma assolutamente, guarda. Anche perché nell'interesse di tutti, ecco, i Bottari. Io la prima volta che sentii i Bottari fu nel film Io speriamo che me la cavo. Ma chi suonò lì? Mica La Cantinella. Erano loro, quelli là che oggi, vabbè, parte di quelli là che oggi vedi con Enzo Avitabile. Erano loro proprio, i Bottari di Porto. Fu una cosa, ecco perché, però adesso la sonorità vostra, cioè fare delle sinfonie, fare della musica che sia popolare, no, con le botti, non è una pazienza, perché no. Trovare la sintesi è una cosa molto difficile. E sì. Vince, tu che dici? Come ci stai pensando? Per noi è il discorso che, relazionando alle parole che ha detto mio fratello, per noi è una questione soprattutto identitaria questo tipo di musica. Quindi se a questo, quindi tu ce l'hai nel sangue, quindi a questo tipo di ritmica noi subito ci mettiamo là 4 minuti con delle mazzette in mano, subito ci entriamo, no? Quella ritmica. Quando nel momento in cui ti viene affiancato da persone che hanno una passione uguale alla tua per la musica, per altri stili di musica, riesci a fondere da loro e quindi cacci fuori un prodotto che è quello là di World Music, quello che abbiamo cacciato noi fuori come un prodotto nuovo,
ecco che abbiamo fatto quel passo in più, quel passo in più che, di cui ne stiamo parlando oggi. Ecco che quindi è un lavoro di squadra. Quando c'è un'ottima squadra, tu vinci lo scudetto. Quando la squadra non è un'ottima squadra, purtroppo sei costretto alla retrocessione in Serie B, calcisticamente parlando. Io credo che noi siamo un'ottima squadra che possa puntare, spero, alla qualificazione in Champions League. Rigorosamente, rispettando il detto, i giocatori di poker fanno i conti dentro gli ascensori. Non voglio toccare con l'argomento fino a quando non sarà ufficiale. No, ma noi siamo sull'argomento dello quella che potrebbe succedere a Napoli fra qualche settimana. Però noi, voglio dire, noi dalla hai capito, sto parlando di calcio. Sì, ho capito. Noi giustamente, ecco, noi ci si incontra con più filoni. Ecco, quindi abbiamo avuto, ad esempio, io e mio fratello siamo di Macerata Campania, quindi la musica a Sant'Antuno, quella della Stellista, ce l'abbiamo dentro, cioè per noi è automatico. Però già, per esempio, prendi Angelo, che e lui non è una sua tradizione identitaria, entrare in questo tipo di tradizione potrebbe essere un po' più complicato. Lo stesso anche per chi si è avvicinato, gli ultimi ingressi che abbiamo avuto nel nostro gruppo, voglio citare il flautista Ferdinando Pirone, il quale anche lui abita addirittura a Napoli, quindi è abbastanza distante da Macerata Campania, e si è affuso il suo sound con il nostro e l'ha arricchito. Quindi ognuno ha portato un know-how in questo gruppo, arricchendolo e dando fuori quella che era non una semplice folk music, ma una world music, quella che oggi noi facciamo e che poi proponiamo anche sulla nostra battuglia quando partecipa alla festa di Sant'Antuno, in modo un po' diverso dagli altri gruppi, dando la nostra chiave di lettura della tradizione. Sì, ma non mettersi etichette folk, walk, work, no, io ho cercato di parlare un pochettino per far capire. Noi siamo ormai questa è la musica del mondo e noi siamo figli. Voi fate musica popolare, fate musica popolare, fate musica napoletana, fate musica laborina. Tutte queste etichette serve per il marketing, ma non ce ne importa niente. Ogni tanto ci vogliono queste. Ma no, fallo fare sanremesi. Io so cagacazzo su sta cosa. No, Claudio, però, perdonami. Enzo, tu prima ti chiedevi il ruolo, questo è il ruolo di mio fratello nel gruppo, vedi? Poi dare tutti questi termini a quello che facciamo noi. E sinceramente, io sono il Tino, però sono ottimo, sono il primo. Cioè, lui è quello, Vincenzo, che poi se ci va a collocare. Vincenzo, dalle nostre musiche, sono delle dimensioni universali. Noi non abbiamo mai conosciuto l'emigrazione fino al 1880. Dopo l'unità d'Italia, fino all'unità d'Italia eravamo solo terra di immigrazione, ma grazie all'immigrazione alla fine ci siamo comportati da emigranti in ricollocati. Nasce il jazz, nasce il blues, nasce il rock, nasce tutto il pop, nasce tutto dalla nostra musica, che è universale. Quindi quando si parla di folk world, fa la fagliata. La nostra è la musica di Dio, vince. La musica di Dio, ma che piace, voglio dirle questo, piace a tutti e soprattutto io ti devo sfottere, diventa universale, perché io voglio solo dire una cosa sull'università della musica, no semplicemente quello che facciamo, attenzione, della musica in generale, quindi l'universalità. È capitato che abbiamo incominciato a pubblicizzare il nostro lavoro. Io, anche se ho ricevuto complimenti da amici che ho conosciuto in ambito internazionale, dal nord Europa, dalla Spagna, ma abbiamo avuto anche con piacere recentemente anche una pubblicazione di un articolo da un giornale tedesco che parla proprio della pubblicazione del nostro ultimo singolo, che Ulisse Benovere, che apre poi fra l'altro il disco numero sì, vedi, quindi stai dando ragione a me, chi l'immigra se può se World e questo ti fa capire, no, noi l'università della musica e della forza, poi mettici sotto che ci sono botti di falci e quelle ti danno la botta in più e il nostro marchio. I musiche ancestrali stanno in tutto il mondo, ma solo nel regno di Napoli.
riesce a diventare sinfonia. E qui bravo, Angelo mi può fare una mano. Lui, allora, che world e folk e musica universale, qua Angelo se, la mano. Perché voi fate qualcosa musica, di molto complicato, perché lì incastrare, cioè relativizzare l'invasività delle botti e delle falci per farla diventare musica come fate voi, non è, allora, non è semplice, non mi sbaglio, poi, la cosa che volevo sottolineare è che in ogni brano le ritmiche si rincorrono fra di loro, ma sono molto variopinte. Sempre con un taglio tradizionale, a caso noi non volessimo ben avere lì c'è un ritmo molto, molto cadenzato, che è la musica di Sant'Antuono, che è il ritmo quello là che è più rappresentativo della comunità di ipnotico, che è un quattro quarti, no? E noi volutamente quel brano apre il nostro disco, cioè quindi ci presentiamo con la nostra storia, con la nostra identità. Angelo, come dicevo prima, se dai una mazzata di più vicino a quella botta rischi di scassare tutto cosa, non mi sbaglio, cioè non è una pazzella. Quindi dobbiamo far suonare la botta, e quando viene la prossima volta, devi venire quando prima a Macerata Campania, ma se ci vediamo soprattutto qualche evento dalle tue parti, oppure ci rivediamo a Napoli, spero. Anche perché mi venga a dobbiamo far provare l'ebbrezza di suonare la nostra butta. Mi devo venire a prendere il disco. Claudio, io volevo semplicemente alle tue parole, sono molto d'accordo sul concetto che tu prima hai detto in merito all'identità e alla tradizione. E io qui veramente non ho nulla da obiettare, però permettimi di aggiungere una cosina, no? Più che altro dal punto di vista musicale. È vero che abbiamo una tradizione, quindi l'identità è l'identità delle botti che c'è a Macerata. Il tempio. Assolutamente. Poi c'è la tradizione. Quello che viene fuori, secondo me, perdonami se io lo sottolineo, ma però è fondamentalmente proprio lì il nocciolo del nostro messaggio, no? Anche musicale, non solo sulla questione dei bellissimi testi che ha scritto Donato, è che io penso che ognuno di noi, per quanto abbiamo tutti la stessa tradizione, ognuno di noi ha una cultura musicale diversa. La mia cultura musicale è diversa da quella di Donato, è diversa da quella di Vincenzo, è diversa, permettimi se faccio il nome in maniera specifica, di quella di Nando, che è il nostro flautista, che è un vero maestro, un musicista di professione. Questo CD non è altro che la fusione di queste nostre culture musicali, e viene fuori una certa armonia, che comunque ci sono delle dipendenze di ognuno. Ti dico una cosa, no? L'altra sera è venuto il nostro violinista, è venuto a casa mia, e ti dico che stavamo già vedendo qualche nuova melodia da portare a un possibile futuro nuovo CD. Quando io gli ho fatto sentire delle cose che avevo abbozzato, disse una cosa, e che non posso dargli torto: sento all'interno di queste melodie un tanto di chiesa. E non aveva torto, io lo dico in maniera molto tranquilla e serena, perché poi ognuno, diciamo, le può dire queste cose. La ballata del Bottaro, che per quanto, se tu la senti, non ha nulla di chiesa, ma quella viene fuori con gli accordi e nella struttura da un canto che io avevo scritto, essendo che io suono in chiesa, faccio cantare i bambini, viene fuori da un canto che io avevo scritto per i bambini un po' di anni fa. L'ho un po' rimodulato, ed è venuto fuori la ballata del Bottaro. Avevo questo ritmo, questa melodia dentro, un po' ovviamente revisionata, per cui ognuno di noi ha delle reminiscenze, una propria cultura. Questa cultura l'abbiamo fusa ed è venuta fuori quel tipo di melodia che, voglio proprio ripetere le parole che ci ha detto il maestro Carlo Faiele, che ha detto in modo particolare a Donato, quando Donato ha fatto sentire il CD al maestro Carlo Faiele, secondo me, ha detto la cosa più bella che poteva dire, ha detto: non somigliate a nessuno.
Quindi abbiamo ma lui è fissato. Allora, Angelo, ti dico che tantissimi bravi musicisti vorrebbero andare a suonare alla Notte dell'Amore. Sapessi quante pure litigate, ma giù subì. Loro non capiscono che Carlo alla Notte dell'Amore non vuole sentire le cover, vuole sentire cose originali. Non è nemmeno alla ricerca se è bello o brutto, poi decide il pubblico, perché la musica, come l'arte, la cultura, appartiene al pubblico, non a chi la fa. Lui vuole cose originali. Vuole cose veramente uniche, frutto della propria, del vostro lavoro, perché fa le cover su buona tutto quanto, anche se so interpretare in maniera meravigliosa, ma quindi lui quando dedica la serata alla tradizione pura, non c'è più nulla da inventare, perché soltanto come fronde ce ne stanno una 44.000, 5.000, quindi che se cantano, ma quando tu ti vuoi esibire come gruppo, se non fai qualcosa di originale, lui non ti vuole, anche se sei un caro amico e anche se sei molto bravo a suonare. Io ho portato i Zampognari per 2 anni, quelli di Villa Latina, l'altra terra di lavoro, sia nel 19, con la ballatrice, da cui c'è anche mia moglie che balla e tutto il resto, sono state sia il 19 che il 2022 da Villa Latina, dall'antica Agnone, qui in altra terra di lavoro, perché erano musiche identitarie, che guardavano la nostra terra, e musiche originali. Su questo non c'è, ed è giusto che sia così. Comunque adesso parliamo un attimo del vostro ultimo lavoro. Che il titolo è tutto un programma, un mondo tutto nuovo. Quello che ho potuto capire sentendo qualcosa, sentendo un po' i vostri pezzi, che si ritorna al futuro passando per il passato. Mi sbaglio? Angelo, parla un po' tu, che sei quello che ha parlato di meno. Mio fratello si è pigliato quasi tutta la puntata. No, sulla presentazione del CD lascio a te. Poi dopo, se mai dico qualcosa, no, tocca a te, Donato, vai. Comunque avete parlato tutti allo stesso modo, non ti preoccupare. Abbiamo parlato tutti, non ti preoccupare. E allora... No, un minuto in più, un minuto in meno, non è che tenga la clessidra. No, Claudio, tranquillo. Claudio, non potevi trovare parole migliori per presentare quello che è il nostro ultimo lavoro discografico, sì. Ma stai a emozionare, Donato. No, è la verità. E la verità è, come dico sempre io... pure quando parlo con le mie figlie, quando mi ci metto a spiegare qualcosa, anche qualche desiderio che abbiamo, dico, sì, è bello pensare a quello che dobbiamo fare, però ricordiamoci cosa già abbiamo fatto e da dove veniamo. Questo sempre è quello che ho dovuto trasmettere. Una cosa anche... santa, Donà, quello che dico sempre io, nessuno sa dove stiamo andando, ma cerchiamo di capire da dove venimmo. Bravo. Non può esserci futuro senza aver compreso bene le nostre origini, il nostro passato, ed è un passato che deve essere continuamente ricordato e trasmesso a quelli che alle future generazioni, perché altrimenti finisce tutto, altrimenti oggi qua non staremmo a parlare dei sanvedisti, non staremmo a parlare della bellissima tradizione musicale che c'è nel nostro territorio, nel nostro paese, non staremo a parlare di nulla, staremo a parlare, che so, l'estate prossima io vado alle Maldive, tu dove vai? Mi sono comprata la macchina nuova. Cioè, invece è proprio il passato che ci permette poi di aprirci a 360 gradi su un qualsiasi altro discorso, e tu hai fatto un giusto appunto e mi fa piacere, perché da questo capisco che hai ascoltato veramente attentamente. Sì, no, ma figurati. Non li avevo dubbi. No, guarda, sì, in ogni canzone, anche nella frase, nella strofa in cui lancio una cosa utopistica. Nulla nasce dalla semplice fantasia, ma allora, c'è guarda, base radicata in quello che è il nostro passato. Vi state collocando in un momento storico particolare. Sì. Dopo aver passato 3 anni di arresti domiciliari, dopo aver il periodo di guerra in cui ci troviamo, c'è l'uomo con la U minuscola non si fida più dell'uomo con la U maiuscola. Sì. Non si fida più. Sì. C'è sempre più una voglia di Dio, di voglia di trascendente. La trascendenza si trova anche attraverso il recupero di un passato che era un passato che aveva questo tipo di caratteristiche. Non si fida, l'uomo oggi non si fida più dell'uomo con la U maiuscola, quello che pensava di essere un Dio. E quindi voi state avendo, non so, credo che sia una,
sia una casualità, perché non è che ci pensi, però o vi sta succedendo da soli, sì. Vi state collocando in un momento storico particolare, dove c'è questa, ecco perché il discorso del vostro CD si guarda, andiamo nel futuro attraverso il passato, perché l'uomo oggi con la U minuscola non si fida più dell'uomo con la U maiuscola, sì. Non si fida più. Hai detto, ma hai fatto fesse, mi dicevi che io potesse non dire, insomma nessuno, sono rimasto solo con le mie fragilità, con le mie debolezze, e tu con la U maiuscola ti sei fatti i cazzo tuoi. Certo. Scusate, ma ogni no, tanto... No, no, è così. E quindi voi state in un momento storico, state operando in un momento storico particolare, e senza che ve ne rendete conto, a questo punto vi siete anche assunti una responsabilità. Non vi voglio, eh sì, perché è così, bello mio, non è, non impazziate, perché c'è qualcosa di, c'è voglia di tornare alla commedia dell'arte, c'è voglia di tornare a Pulcinella, c'è voglia di tornare ai valori, non voglio abusare sempre sta stessa parola, i valori veri, perché poi tutti si riempiono la bocca di queste parole, però nessuno lo fa. Però inconsciamente la gente vuole tornare ad stare dietro a qualcosa di cui fidarsi, e vuole tornare al trascendente. E ci si torna anche con i lavori che avete fatto voi. Quindi adesso, siccome Vincenzo ha parlato troppo, tecnicamente ci dice Angelo. Qualcosa Angelo, perché la trasmissione che io volevo fare era questa, capire l'uomo che c'è dietro quel lavoro che voi avete fatto. Poi chi può sentire la musica, se il video ci dice, lo va a sentire. Giusto? Angelo? Sì, no, questo sì, visto che è veramente frutto... capire l'uomo che c'è dietro il CD, ma allora posso dire che ci sono l'uomo, diciamo gli uomini, ma assolutamente il mondo è grande. Questa cosa diciamo mi prende proprio in prima persona, però non solo me, sia me che Donato, che siamo stati da una parte compositore, da una parte autore. Ci sono due persone che secondo me hanno fatto parecchie notti insonni, perché devo dire la verità, questo CD è frutto di tante notti insonni. Però guarda, io vorrei un attimino semplificare o sintetizzare il significato del CD in un ritornello di una nostra canzone all'interno del CD, che è La Tarantella dei Sogni. C'è un ritornello che a me piace molto e mi fa riflettere ogni volta che lo leggo o lo canto. Guarda, se mi permetti te lo leggo, perché davvero è un po' secondo me il fulcro del CD. Perché il ritornello dice: avite nubinaria che cammina per stazione, e nutrena cas ferm e t'met agitazione, o tiemb non d'aspet e comma nascumess con coraggio e casperanza tra felicità. Ma questo per dire: viviamo le nostre vite, viviamo la nostra vita, cogliamo l'attimo, carpe diem, perché con un pizzico di coraggio possiamo essere tutti più felici. E per me questo è il cuore del CD, del nostro lavoro. Non mi far fare il grido parlante. Noi che abbiamo, camminiamo sulle spalle di un gigante, che è la civiltà napoletana, la civiltà della terra di lavoro, non dimenticate che da noi nasce la lingua italiana, io sto qui con i bracci di cassinesi, quindi noi, cioè, quando gli altri stavano ancora giocando con le scimmie, accendevano il fuoco con le pietre, noi giocavamo le coppie di fatto, quindi di che stiamo a parlare? Lasciamo perdere di questo. Legandomi a quello che diceva giustamente Angelo, dietro a questo lavoro c'è un lavoro mega galattico, soprattutto Donato e Angelo che sono presenti, ma anche degli altri che ci stanno vedendo da casa, che fanno parte del gruppo, tipo il nostro capo battuglia Nicola Castillo, i stessi Bottari che suonano con me, il nostro violinista Giuseppe Bellotta. Siamo ognuno nel piccolo ha messo la sua parte, ovviamente i testi e la musica, i papà sono presenti qui nel video, quindi c'è Angelo e c'è Donato, e alla fine noi
è stato bello, soprattutto noi è stato bello ed è bello noi quando andiamo in giro e dire noi siamo Pastelles Grand Duco, veniamo da Macerata Campania, perché noi ci teniamo soprattutto sempre a valorizzare il territorio da cui veniamo, che è la nostra regione Campania. Ed è bello dire veniamo da Macerata Campania, perché ti dà tu un colpo, un solo, come su una fava fai due piccioni, cioè oltre a dire il nome della tua città, dici anche il nome della tua regione, che è la Campania. Quindi la nostra... Ma sai, io sono in questo sono un po' diverso, io dico terra di lavoro, che già fa. Voi la, te, te l'ho data la mappa, te l'ho data a te, Vincenzo, ti ricordi? Sì, ma io guarda, c'ho pure una bellissima stampa di terra di lavoro, qualche volta devo mandare una scansione che nel 1700 l'ho acquistata qualche tempo fa, un po' di qualche anno fa, l'ho acquistata ed è una stampa originale del 1700, molto bella, che non vedi molto né molto pubblicata su internet, qualche volta la devo te la devo mandare, però bella, veramente bella. E Donato, Angelo, vuoi dire i componenti di tutto il gruppo? Sì, allora vabbè, io se mai ti ci dividiamo, dai, io ti do i nomi dei musicisti, Donato ti fa i nomi dei e Vincenzo i nomi dei bottari, perché siamo... Va bene. Allora, ok, allora a parte me e Donato, tra le persone che suonano c'è il nostro violinista Giuseppe Bellotta, che salutiamo, lui è di Caserta, lui viene da Caserta. Poi abbiamo da Portico, prima ha nominato Donato il maestro Salvatore Rauccio, ma è parte del nostro gruppo e siamo onorati di averlo con noi, il figlio del maestro di Salvatore Rauccio, Filippo Rauccio, e lui suona la chitarra, tra l'altro è anche un bravissimo mandolinista, tra l'altro. E poi da Napoli, veramente forse l'ultima new entry, ci ha raggiunto nel gruppo anche il flautista, che è il maestro Ferdinando Pirone, che è di Napoli, precisamente di Ponticelli. Dalla capitale. Sì, dalla capitale, da Napoli capitale direttamente. Lui è un musicista professionista e davvero ci ha fatto fare un salto di qualità molto, molto grande con la sua venuta e con la sonorità del flauto. Siamo riusciti a fare un lavoro veramente con delle sonorità molto, molto, molto popolari. Poi, ovviamente, collabora con noi il maestro Salvatore Rauccio, che noi ci auguriamo nel prossimo futuro di averlo proprio integralmente con noi. C'è il capitano, il comandante della battuglia, il Nicola Castiello, che guida un po' tutte le botti. E poi i bottari li faccio presentare a Donato e Vincenzo. A Vincenzo. Vabbè, abbiamo alle botti Domenico Salzillo, il nostro bottaro più anziano che rappresenta la storia della musica dei bottari. Insieme alle botti, insieme a lui abbiamo Angelo Palmieri e Pasquale Valletta. Poi abbiamo i Tini, vabbè, ci sono io ai Tini, con me c'è anche Domenico Ventrone e Lorenzo Massaro e l'omonimo di Filippo Rauccio, l'altro Filippo Rauccio che suona anche lui i Tini. Alle falce abbiamo Carmine Sandonastaso e Salvatore Sandonastaso, e qui c'è un bellissimo legame perché sono padre e figlio, quindi tutti e due ritornano allo stesso, quindi ecco anche il passaggio generazionale, no, della musica da padre in figlio, il tradere, il trasferire la tradizione. E il capo battuglia te l'ha detto già il nostro Angelo, che è Nicola Castillo. E il gruppo, la chiave è questa del gruppo che usciamo e che forma Pastelles Sound Group. Donato, tu invece come ci vuoi lasciare? Ringraziandovi e ringraziandoti soprattutto per lo spazio che ci hai dedicato e per le belle parole che hai speso su di noi. È stato un piacere, quando vuoi noi siamo a disposizione. No, ma
e spero che avete apprezzato l'impostazione, perché sì. Vincenzo mi ha mandato sempre, pensava essere stato a Sanremo, ha mandato, abbiamo fatto questo, ci ho fatto Vincenzo, anche bisogno sta roba, non mi interessa, no. Non l'aveva capito. Ma mi hai domandato un po' di biografia, tu hai detto, dammi qualche informazione. A Sanremo abbiamo accettato, noi quando a settembre ci fu proposto, perché mica sto dicendo che hai fatto male io a Sanremo, ci mancherebbe. No, ti volevo fare questo passaggio, questa cosa, quando che poi so io che vado un po' alla ricerca per buttare fuori questa nostra tradizione, per portarla a farla conoscere quante più persone possibile, quindi mi mettono un po' alla ricerca di format, nuovi contest. Quando abbiamo avuto poi la possibilità di interagire con prima gli organizzatori di Casa Sanremo Live Box e poi col direttore artistico, che tra l'altro con cui poi abbiamo legato benissimo, perché è una persona del territorio, un napoletano pure lui, quindi io la cosa che chiarì, dissi, guarda una cosa, cioè io porto a Sanremo un progetto culturale, la nostra tradizione, e quindi prima ancora che andiamo a discutere di tutto quello che c'è da discutere, voglio precisare una cosa, noi suoniamo con le botte e cantiamo in napoletano. E lui disse, non c'era bisogno che me lo dicesse, già l'avevo capito, voi questo dovete portare. E lì a Sanremo poi abbiamo suonato e fatto ballare i sanremesi anche nelle diverse location che ci hanno trovato, perché non è solo Casa Sanremo, poi abbiamo avuto possibilità di presentarci anche al pubblico lì, in diverse location. Abbiamo suonato ad Amoriate del Povero Briganda, abbiamo fatto saltare i sanremesi sui nostri ritmi, tutti in napoletano, esclusivamente in napoletano, che la vostra dimensione è universale. Quando andate in giro non portate un pezzo di una cultura, ma portate la nostra civiltà in giro, la nostra terra, il nostro regno, la nostra terra di lavoro, ma il nostro regno è il mondo al cubo. Quindi ecco perché folk world non c'entra niente, noi siamo napoletano, gli altri sono nata cosa. Noi siamo la Burina, siamo di Capitanata, siamo lucani, siamo abruzzesi, sì. Siamo siciliani, siamo di terra d'Otranto, terra di Bari, Calabria. Siamo lo sud, ma noi siamo un regno. Il sud appartiene a Lombroso. Noi siamo un regno, una patria napoletana. Non sapevamo, ma il termine sud meridione nasce dopo l'unità d'Italia ed era un termine offensivo. Da noi non esisteva il termine nord e sud, ma alto e basso. I termini nord e sud dividono, sono razzisti. Bravo, bravo. Voi state al cuore della terra di lavoro. A Cicciano dove finiva era la bassa terra di lavoro. Noi eravamo in alta terra di lavoro. Noi eravamo al di qua, al di là del faro. Noi i termini nord e sud non li hai mai sentiti. Capito? Perfetto. Guardate che i termini sono molto importanti. Sì. Quindi, voi siete come me napoletani e italici, perché si fa parte della penisola italica, e i napoletani sono i napoletani, laborini perché terra di lavoro, cioè voi siete la terra di San Tommaso, di San Benedetto, terra di filosofi, terra di musicisti, di compositori, d'artisti, di matematici, di ingegneri, cioè di tutto e di più. Gli altri è ovvio che si devono inchinare, quindi voi state sulle spalle di un gigante e non fate male a questo gigante e trattatelo bene, perché un gigante se fa così, se scotolea un attimo, cadiamo a terra. Bravo, vuole un attimo a cadere a terra, è vero. E quindi ecco perché ho insistito con Vincenzo di farvi fare questa trasmissione, ma per capire che c'è dietro il lavoro, perché ognuno può sentire la musica, poi ti ripeto, ognuno ci vede le sue cose, ci sente le sue cose, a me so che l'ho tutto chiamato. Claudio, se mi permetti, vorrei stiamo arrivando a conclusione, vorrei invitarti a chiudere il programma, però con il nostro videoclip, quello che è stato pubblicato il 19 febbraio, che è proprio il brano che apre poi fra il nostro disco, che faccio chiudere con quello, non ti preoccupare. Voglio ripetere che è possibile ascoltare su tutte le piattaforme di streaming, tipo YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Spotify. Quindi lo troviamo da tutte le parti, oppure utilizzare le musiche nelle storie di Facebook, TikTok e Instagram. Permettimi un po' di pubblicità, grazie, me ne sono preso il mio spazio.
però lo sai che sul nostro canale nel video ci sono anche delle ragazze della nostra comunità di Macerata Campania che hanno arricchito le immagini con le proprie danze, quindi un grazie va anche alle ragazze che hanno dato la loro disponibilità gratuita alla realizzazione, quindi è la Eden Project Fitness di Adriana Veccia. Quindi sai, veramente grazie, brave, veramente brave, e ovviamente grazie e questo a questo CG, ne abbiamo tanto parlato e nessuno aspetta, fammi vedere, eccolo qua. La grafica è stata fatta da un nostro macedatese doc, che è Vincenzo Volcari, è il nostro grafico che ha curato tutto, quindi la realizzazione è stata veramente nei minimi dettagli, quindi grazie anche soprattutto a lui su questo progetto. Me lo devi mandare il CD, io la voglio, so come gli creatori. Ma io ti voglio vedere di persona per dartelo, ti devo dare. Io il tuo indirizzo ce l'ho, te lo spedisco. Io te lo devo dare. Fammi vedere. C'è un altro formato di CD, lui fa vedere il CD, io ti faccio la caccio dalla bustina perché sono altri. Questa è qua, ci sta l'idea di marketing. E questa è, non so se si può. Ma ti voglio dare una dritta. Questa qua praticamente è una chiavetta USB, Claudio, guarda, ed è comoda da poterla utilizzare in macchina, ma anche nel computer al posto del CD. In più, su questa chiavetta USB è anche caricato il video, quindi abbiamo fatto questi due formati. Sia il CD, lo sai, ragazzi, sapete, lo sai cosa dobbiamo chiudere, perché sennò l'agenda dice Meronna chissà mo se stanno a esagerare. Sai che sarebbe bello sentire un giorno, sentire i vostri lavori sul vinile? Ci ho pensato, ci abbiamo pensato. La musica si sente sul vinile. La musica si sente sul vinile. La vera musica si sente sul vinile. Ragazzi, io vi ringrazio. Guarda, non lo escludiamo anche per quest'anno in corso, non escludiamo di poter produrre anche un numero ristretto di copie di questo lavoro discografico su un vinile. Già in cantiere questo progetto. Vedi, alla fine parliamo la stessa lingua. Già ci stiamo accordando un po' con queste aziende che ci hanno prodotto su CD, un po' sul prezzo, perché veramente il vinile è un costo altissimo. Però numero ristretto di copie andrà sicuramente sul vinile. Senti, niente, con un mondo tutto nuovo, io vi ringrazio. Grazie. Spero che non vi siete annoiati, spero che vi sia piaciuto questo modo di fare. Vincenzo già la conosceva, che l'abbiamo fatto con Adriana Gandolfi parlando di Sant'Antuono, e quindi fare questo per me in questo modo è stata la cosa migliore. Io vi saluto e vi ringrazio, poi vi mando quelle mail con quelle cose. Grazie. Ciao. A te, Angie. Volessi uscire da casa con una giornata di sol, che io lavorio bene, non sarà sulla parola. Ormai quello che pensa senza pagarne spese, risolvere i problemi che non arriva a fine mese. Volessi da priasse, dice vero veramente, un ragno cappallone come quando era guaggio, e poi porta una nave rotta verso la libertà, un capo una stella per fare che fetta fa. Caccia stessa, un mondo tutto nuovo senza serve né padrone. Ancora non lo saccio, ma tengo un pensiero. Sarà pure un suono, ma pure so ben dov'è.
finalmente a casa sola. Invece fa chi male, gambecchina tena tu. Piatte, pasta, pasta, zia chi aspetta e te na fam. La vita più serena, senza pene né condanna. Se da ne scella va pula con mano a uscire, o fermarmi in volo e guarda in faccia ogni persona. Girare tutto il mondo in coppano del tablano, fermava sempre a guerra e morto in mezzo mano. Ulesse, ulesse, ulesse caccia stessa, un mondo tutto nuovo senza serve né padrone. Ancora non lo saggio, ma tengo un pensiero, sarà una non suona, ma pure so ben ovvero. Ulesse, ulesse, ulesse caccia stessa, un mondo tutto nuovo senza serve né padrone. Ancora non lo saggio, ma tengo un pensiero, sarà una non suona, ma pure so ben ovvero.